possiamo essere appagati a pieno. Possiamo essere appagati a pieno e questo appagamento lo dà soltanto Grazie, Gesù. il Signore. Alleluia. Alleluia. Perché Dio ha dato tutte le risorse all'uomo. Gloria a Dio ha dato l'abbondanza all'uomo. Alleluia. Possiamo dirlo chiaramente, no? Che Dio non ha fatto mancare nulla nel creato, nel suo creato. Dio non ha fatto mancare proprio Alleluia. nulla, alleluia. E gloria a Dio per questo, per la grazia del Signore, sì, Anna, Dio non ha fatto mancare nulla e Alleluia. Dio non ti vuole far mancare nulla. Dio ti darà il meglio. Il nostro Dio ha Alleluia. detto: io sono venuto per darvi una vita in abbondanza, alleluia. Alleluia. Quindi, ecco, se Gesù è morto per noi e Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio, non donerà tutte le altre cose. Vedete l'abbondanza del Signore. Ecco, di amore è e vuole rafforzare la fede. La grazia del Signore. E Dio ha abbondato e vuole abbondare. Alleluia. Alleluia. Quanto Dio vuole darti, quando Dio vuole saziarti. Quando Dio Gloria a vuole Dio. evidenziare perché ha creato il cuore dell'uomo per essere soddisfatto. Amen. Dio non ci ha creati per vivere insoddisfatti, come il mondo. Il mondo ha tutte le cose materiali, però non ha la soddisfazione. Vediamo anche calciatori, cantanti, tutto, che hanno avuto tutto dalla vita. Parliamo di beni materiali. Parliamo di gioie terrene, però la maggior parte nella vita privata l'abbiamo vista, chi si è drogato, chi si è suicidato, chi, diciamo, pur vivendo e godendo quelle cose, non ha la soddisfazione piena, perché Alleluia. il cuore dell'uomo deve vivere con le soddisfazioni che soltanto Dio, ricordiamo. Fuori da Dio non c'è Alleluia. soddisfazione. Il tuo cuore non potrebbe e non può mai riempirsi appagato, pienamente, Alleluia. soddisfatto. Vuoi vivere una vita soddisfatta? Vuoi vivere una vita Amen. soddisfatta? Alleluia. Innanzitutto, vediamo in che modo qui Gesù ci dice: sì, stai tranquillo. Perché noi possiamo vivere soddisfatti. Innanzitutto dice qui che Gesù vide, Gesù vide due barche lì, vide che non avevano nulla. Gesù vide che erano senza pesci, insoddisfatti. Vide, alleluia. Alleluia. E allora sembra vedere che Gesù, come dire, ti do il pesce. Ti do il materialismo, alleluia, ti do tutto. Invece Gesù che fa? Parla, alleluia. Alleluia. Dice che qui è bellissimo, insegnava la parola alla folla Gloria a e Dio, dopo grazie Gesù. disse, gettate la rete. Però la prima cosa, Alleluia, alleluia. ascoltami Sì, bene, Signore. se tu vuoi soddisfatto e vuoi soddisfare il cuore, l'uomo non vive di pane soltanto, ma Alleluia. di ogni parola che esce dalla Amen. bocca di Dio. Alleluia, gloria a Dio. Ascoltami bene, perché la parola di Dio riempie, Amen. la parola di Dio. Perché? Ascoltami bene, tu non sei corpo. Prima noi innanzitutto siamo stati creati nello spirito, Alleluia. perché l'uomo è un essere spirituale. Amen. È nel corpo, ma l'uomo è un essere spirituale, Alleluia. perché Dio ha soffiato la vera essenza Gloria a tuo nome, dell'uomo Signore. e la vera essenza dell'uomo nel corpo, ma il corpo è terra, ma la nostra vera essenza, capiscilo, tu sei spirito, gli puoi mettere Alleluia. tutte le cose di questo mondo, i beni, i piaceri, i divertimenti, gli agi, puoi mettere, tu puoi andare per tutto il mondo, perché puoi guadagnare tutto il mondo, puoi avere, però non sarai mai Alleluia, soddisfatto, alleluia. perché
quando tu ti nutri della parola, quando tu entri alla parola, già quando tu la leggi, la ricevi, stasera, se tu stai aprendo il cuore, tu sarai soddisfatto, alleluia. Perché questa parola, che è parola di Dio, soddisferà la tua anima. Alleluia. E darà cibo alla tua anima. Grazie, Gesù. E ti sentirai abbondante, e ti sentirai pienamente a pagare. Amen. Perché stasera tu ti puoi sentire pienamente a pagare, perché stai ascoltando la parola. Amen. Amen. Chi è per la verità? Ascolti la mia parola, dice il Signore. Tu puoi arrivare a quel punto che capisci che quando vuoi pace devi andare alla parola, devi ascoltare la parola, perché l'anima tua la puoi riempire di tutti i beni, di tutte le cose di qua giù, ma non sarà mai soddisfatto. Se tu vuoi essere soddisfatto, devi ascoltare, devi nutrirti della parola. Per favore, nutri la tua anima. Per favore, sei un essere spirituale, tu devi dare la parola di Dio, che è spirito e vita, perché la folla dipendeva dalle sue parole. Quando ti parla Dio sei soddisfatto, quando ascolti la parola di Dio sei soddisfatto. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Quanto è importante la parola del Signore, la parola del Signore ti riempie. Quando ti senti vuoto, quando ti senti vuota, tu devi andare alla parola e devi nutrirti della parola. E quando tu ti nutri della parola e la parola entra in te, quella parola ti porta pace. Alleluia. Quella parola ti soddisfa. Alleluia. Il corpo come lo puoi soddisfare? Non puoi soddisfare col cibo materiale, il corpo lo soddisfa. Sei vuoto e mangi, alleluia, alleluia. E ti senti soddisfatto, alleluia. Ti senti pieno, senti sazio, no? E l'anima è vuota, alleluia. L'anima la devi nutrire, l'anima devi dargli quella cibo che è il cibo della parola del Signore. Quando tu ti nutri della parola di Dio, quando tu fai penetrare la parola del Signore, quando tu l'accogli la parola, le mie pecore accolgono la parola, ascoltate la mia parola e voi vivrete, dice Dio. Se siete disposti ad ascoltare e a obbedire, voi vivrete nella benedizione. Alleluia. Dovete ascoltare la parola. Alleluia. Abramo era ricchissimo. Abramo aveva una moglie, Abramo aveva i parenti, una città, pecore, buoi, cammelli. Abramo non gli mancava nulla, ma era insoddisfatto. Dio lo vide che era insoddisfatto. Dio lo vide, alleluia, vide la sua insoddisfazione. Dio sta vedendo la tua insoddisfazione, che stai cercando di guidare, ti sta dicendo esci da Ur Caldei, fai un percorso con me, segui me, alleluia. Comincia a fare gli altari, comincia a seguire me, perché tu mentre obbedisci a Dio, mentre segui Dio, Dio ti riempie quel vuoto, alleluia. Perché Esaù fu l'infelice della terra? Disse Dio: vivrai di spada andando, pellegrinando di qui e di lì. Perché? Perché Esaù è come Caino, la stessa cosa, non ascoltarono la parola di Dio, rigettarono la parola di Dio, rifiutarono. Già è automatico, tu puoi vedere una persona ricca, puoi vedere una persona potente, puoi vedere una persona che nel mondo conta, e diciamo ha un grande ruolo nella società, nell'ambiente politico, nell'ambiente di successo, di spettacolo, di tutto. Però se questa persona, ascoltami bene, non ascolta, non obbedisce, non sta facendo la volontà del Signore, quella persona non potrebbe essere mai soddisfatta, mai potrebbe essere. Perché vedi, poi Gesù, la seconda cosa, entra nella barca. Entra. Alleluia. Gesù deve entrare nella tua vita. Entra nella barca. Perché Gesù sa che porta la parola già ti soddisfa, amen, la parola ti compunge, la parola ti tocca, la parola ti benedice, la parola ti dà una luce,
La parola ti dà un percorso, la parola ti fa camminare nelle vie meravigliose. Ma dopodiché hai bisogno di avere Gesù. Alleluia, alleluia. Hai bisogno di avere Gesù nella tua vita. Senza Gesù non sei felice, non sei soddisfatto. Non puoi avere quell'abbondanza che tu cerchi dal mondo, cerchi dalle persone, cerchi dagli altri. Perché vai a spendere denaro per ciò che non ha pane? Venite a me e io vi darò cibi succulenti. Venite senza pagare, senza denaro, cibi succulenti. Prendete e voi sarete sazi. Sazi significa che è pieno di benedizione e non vive una vita tormentata nel cuore. Tu puoi vivere anche in una famiglia povera, puoi vivere in una situazione di difficoltà, puoi vivere in tante situazioni, ma essere soddisfatto, alleluia. Tu puoi essere soddisfatto, alleluia. Perché se Gesù è nel tuo cuore, è vero, alleluia. E gloria a Dio per questi che dicono vero, alleluia. Ma non essere soddisfatto se non hai Gesù. Alleluia. Lo sapete perché? E segnalo questo, così te lo ricordi. Quando entra Gesù, purifica dal peccato. Amen. Siamo arrivati alla medicina. Alleluia. E siamo arrivati anche a colui e con la situazione che ci porta al malessere, il peccato. L'uomo può essere ricco, bello, può essere tutto, ma se non ha la purificazione, ecco Gesù la soluzione. Il peccato, e Gesù ha trovato la soluzione. Il peccato interviene da Adamo. Aveva giardini, aveva alberi, animali, aveva Eva, aveva la compagnia di Eva, prodotti figli, godeva di tutto e aveva Dio e godeva. Aveva Dio e godeva i frutti, aveva Dio e godeva il lavoro, la fatica di tutto. Vedete come lui pecca insieme alla moglie, pur avendo continuamente alberi tutto, lui non è più felice. Alleluia. 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 Perché cominciò a mettere una barriera, alleluia. Cominciò che non aveva più la comunione con Dio. Cominciò che non aveva più la relazione con Dio. Cominciò che non aveva più l'intimità con Dio. Perché tu quando perdi l'intimità con Dio, tu stai perdendo la pace. Alleluia. Perché Gesù deve entrare in te. Continuamente hai bisogno di Gesù nella tua vita che ti purifica da ogni peccato. Alleluia. Alleluia. Perché la purificazione toglie l'ostacolo. Alleluia. E ti dà la benedizione, può essere pienamente soddisfatto, pienamente soddisfatto. Il cuore lo soddisfa la presenza del Signore, alleluia. Abbiamo evangelizzato oggi e abbiamo trovato persone e abbiamo detto che per la pace nel cuore, alleluia, occorre avere Gesù. Amen. Perché Gesù riempie il vuoto. Alleluia. Per la pace nel cuore. Abbiamo detto che Gesù ti soddisfa pieno. Abbiamo detto che Gesù è la porta del vostro cuore e se voi aprite il cuore, Gesù entrerà in voi e porterà pace perché lui espelle, toglie, libera dal peccato e ti fa fare pace con Dio. Vuoi fare pace stasera? Alleluia. Alleluia. Vuoi avere l'abbondanza di pace, di gioia, alleluia, di amore? Alleluia. Dal momento in cui Gesù entra, ti purifica e lava, alleluia, e purifica, alleluia, la tua vita, tu sei pienamente soddisfatto, alleluia, alleluia. E non hai più fame, non hai più sete, alleluia. Perché quella sete che tu pensi di trovarla a destra e a mano e tu non la troverai mai, sei un essere spirituale, segnalo questo, alleluia. E leggi mattina e sera, sono un essere spirituale, ho bisogno della parola di Gesù, sono un essere spirituale, ho bisogno della presenza del Signore, sono un essere spirituale, ho bisogno della comunione con Dio, sono un essere spirituale, ecco la comunione stretta, alleluia. Non manchi mai la comunione stretta con Dio, non manchi mai la presenza di Dio, c'è vuoto senza di Lui. Alleluia, alleluia, alleluia.
Senza di lui c'è vuoto, vuoto, vuoto. Sono un essere spirituale, tu lo puoi riempire come vuoi, tu puoi mettere tutte le esperienze che vuoi, ma non lo riempirai mai, capisci una volta per sempre, che non ti distaccare dalla parola, non ti distaccare dalla comunione fratello, non ti distaccare dalle dirette, non ti distaccare dall'ascoltare la parola, perché tu cadresti nel vuoto più totale. Siamo esseri spirituali, Gesù lo ha detto. L'uomo non vive di pane soltanto, alleluia, ma di ogni parola che vive, alleluia, e esce dalla bocca di dell'insegnamento, alleluia, il bisogno della presenza, grazie, continua, cerca la presenza. Alleluia. Gesù viene, è venuto per purificare, Gesù è morto per noi, Gesù ha dato la vita per noi, per darci vita, per darci pace. Alleluia. Lui ci ha amato, ci ama, e lui sa che lui ti può rendere felice. Alleluia. Senza di lui, tu sei stato creato, io sono stato creato per stare in comunione, altrimenti non siamo felici. È impossibile, perché il creatore ha creato la creatura, e gloria a Dio. Signore, ti ringrazio, grazie, che hai fatto questo. Alleluia. Dio, ti ringrazio, grazie, che hai fatto questo progetto, che ci hai fatto questo, che ci hai dato la dipendenza. Alleluia. La dipendenza, alleluia. Dio ha voluto che l'uomo dipendesse da lui. Amen. Dio ha voluto che la sua creatura dipendesse da lui. E tenerlo lì per amore, alleluia, alleluia, perché è un grandemente desiderato, grazie, stare con voi. Gesù ha detto: voglio stare con voi, alleluia, alleluia. Non ti scarta, non ti abbandona, non ti lascia. Non è che tu vai un genitore, vai un amico, vai l'altro, e quel ti scarta, dice: non ho tempo per te, e quel ti dice: non posso stare con te, magari ti dà 5 minuti di tempo, 5 minuti se ne scappa, alleluia, per andare di qui di lì. Andare di qui di lì, ma Gesù è a disposizione tua. Alleluia. Gesù vuole venire in te, Gesù ti vuole benedire, amen. Gesù ti vuole riempire, Gesù ti vuole graziare, alleluia. Gesù vuole fare di te meraviglie, alleluia. Terza cosa, non solo la parola, non solo la presenza, vivere per fede. Capisci? Devi vivere per fede, e non perché tu devi avere tutte le cose a posto. È una peripezia ed è un qualcosa che Gesù vuole proprio, la fede, che amen, cammini per fede. Amen. Nei problemi, nelle difficoltà, nelle lotte di qua giù, vuole che cammini per fede. Alleluia. Gesù vuole che tu ti muovi per fede, anche se non è logico, ti muovi per fede e ti premia. Amen. Quando amen, tu cammini per fede, hai l'abbondanza. Se cammini per ragione, no, se qua voleva ragionare Pietro, quando ha detto Gesù per di l'altro, Pietro inizialmente stava ragionando, maestro, ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, ma la tua parola calerò le reti. Alleluia. Come a dire, non devi vivere per visione, per fede, alla parola di Dio, non una fede cieca, non buttiamoci, no, 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 noi ci muoviamo secondo la parola, alla tua parola, alleluia. Alleluia. La fede non è cieca, la fede non è così un elemento da maltrattare, la fede è basata su Cristo, sulle promesse, alleluia, di Cristo, e sul piano di Cristo, che aveva il piano di abbondanza. Lo sai che ha un piano Gesù per te di abbondanza? Sì, proprio a te, un piano ti vuole togliere aridità, povertà, ti vuole togliere secchezza, ti vuole togliere angoscia. Lo sai che per te Gesù vuole riempirti di pace, vuole riempirti d'amore, ha un piano di amore. Era lì per Pietro, era qui per te, per darti abbondanza. Gesù ti vuole dare abbondanza. Non piangere, le tue lacrime saranno asciugate. Non ti disperare, non stare come a Pietro, disperato, non aveva nulla. Magari sei proprio nei suoi panni di Pietro, che stai disperando e disperato e non hai nulla. Ma Gesù invece ti sta dicendo: prendi il largo, oh, obbedisci, Abramo, esci da Ur del Caldeo, vedrai, io ti abbonderò di benedizioni, di pace, tua moglie avrà un figlio, io ti farò fare esperienze con Gesù, sono esperienze meravigliose e gloriose, alleluia. Lui le crea dove non ci sono, lui fa le vie dove non ci sono, è il creatore, sta a creare. Dal momento in cui tu metti fede, e no, mettere fede, Anna, alleluia,
Dal momento in cui metti fede, lui già opera per l'abbondanza per te, perché dal momento in cui Pietro ha messo fede, lui dice che prese una grande quantità di pesci, alleluia, che le reti, alleluia, si rompevano. Alleluia. Alleluia. La fede ti fa avere l'abbondanza, non la preghiera senza fede. Perché molti mi dicono, pastore, ma io prego. Molti mi dicono, io sto sempre a pregare. E le hai ottenute? Dico no. Ho pregato il lavoro e non è venuto il lavoro. Ho pregato per la pace in famiglia e non è venuta la pace in famiglia. Ho pregato per un cambiamento di una situazione e non è avvenuta. Ho pregato perché potessi essere più calma e non è avvenuta. Ho detto non hai messo fede, alleluia. Perché Dio risponde sempre alla fede, lo ha detto Gesù. Quando tu chiedi e metti fede, anche il monte si sposta. Tu non stai chiedendo con fede. Perché Eliseo, quando vide la carestia, che due donne si mangiavano il bambino, c'era la carestia fitta, e lui ha messo fede, ha pregato Dio, il giorno dopo c'era un abbondante che si buttava la roba, per quanto era morto, alleluia. Tu puoi avere una ristrettezza, puoi avere una situazione a te difficile, ma se tu metti fede, dal momento in cui ti alzi con le ginocchia davanti a Dio, hai messo fede, rallegrati già. Alleluia. Quando hai sentito il tocco, hai sentito che è scesa la pace, quando Dio ti fa capire, ok, ho accettato perché hai messo fede, io ti dico, rallegrati già. Alleluia. Ma se tu hai pregato, hai piannucolato, e non hai messo fede, non potrai ottenere. Sorella, metti fede. Amen. Fratello, metti fede. Amen. Metti fede. Lui dice, ma io non ce l'ho la fede. Allora di' a Gesù, sovvieni alla mia incredulità. Amen. Chiedi aiuto al Signore. Nutriti della parola che aumenta la fede. Seguilo, vedrai, dillo al Signore, come quell'uomo il cui figlio era impossessato, Gesù disse, hai fede che io lo libero, ragazzi, io sono pieno, anche tu. Non fa come modo, ho la fede da leone, ho la fede grande, no, noi abbiamo una fede piccolissima e la vogliamo avere piccola come un granello di semina per spostare le montagne. Amen. Non ti credere che hai fede, ma tu chiedi a Dio la fede. Alleluia. Signore, dammi fede, perché poi quando ti torna la tempesta, come dice, che disse, io non ti curi di me, e allora dice Dio, ma dov'è la vostra fede? Ma hai capito chi sono io, vero? Hai capito chi sono io? Alleluia. Cioè hai capito che stai avendo a che fare con un Dio che dal momento in cui metti fede ti dà l'impossibile, e nel momento in cui tu chiedi a Dio tu sarai pienamente soddisfatto. Alleluia. E non che ti dà in eccesso. Gloria a te. Perché qui, alleluia, la rete era piena, una tale quantità di pesce. Stiamo parlando di abbondanza, di superabbondanza. Gesù non ti dà come su super abbondante, alleluia, eccesso da traboccare, che ti sazia. Quando sei sazio non ci trovi più nulla e voglia, alleluia, alleluia. Con tutti i cibi buoni che fa Marianna, che quando cucina è una cuoca fatta a cuoca, è bravissima, sa cucinare da meraviglie, però pur essendo buoni i cibi che cucina, quando hai mangiato e sei sano, dici non posso, alleluia, alleluia, vero Saveglia, hai detto di poca fede, ma pur essendo buoni le cose, ti sazia, no? Ti porta ad avere sazietà, alleluia. E anche Gesù ti sazia poi. Amen. Ti dà il soprabbondante. Tu hai la soprabbondanza di tutto, alleluia. Dio ti vuole dare la soprabbondanza di tutto. Ci siete, se collegati, è venuta la linea, scrivete un amen se ci siete, alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Ci siete? Sì, ci sentite? Ci sentite?
fatto un messaggino per darci l'ok. Oh, salva, ha messo qualche cuoricino. Gloria a Dio. Ci siete? Amen. Amen. Mi senti? Ci ascolta. Quindi, fratelli, saziati al punto che tu puoi pure tutte le cose non riesci più a inserirle, per quanto avvenne l'abbondanza, alleluia, ecco, l'abbondanza, che cosa devi chiedere? Abbondanza di salute, chiedila, amen. Abbondanza di tutto, di economia, chiedila, alleluia. Abbondanza di servizio, abbondanza di soddisfazione, abbondanza nel cuore, chiedi. E ti sarà dato. Con fede. Con fede. Alleluia. E mangerai. Alleluia. Metti fede nel dare. Perché la quarta cosa è dai. Come Pietro ha dato la barca a Gesù. Gli ha prestato la barca. Alleluia. Perché se tu dai, tu ricevi. Perché molti non vivono una vita soddisfatta perché non danno, fratelli. Vogliono solo avere e non vogliono dare. Tu devi dare. Amen. Vogliono solo avere. Alleluia. Alleluia. Ma dice Dio, date, io aprirò le cataratte del cielo e riverserò su voi tanta benedizione. Alleluia. Il segreto di vivere una vita soddisfatta è dare. Amen. Gesù ha detto, è più felice il consultare che ricevere. Quel bambino, ragazzino, diede 5 pani. E 2 pesci che aveva li diede, si moltiplicarono e vide l'abbondanza, fu soddisfatto lui. Mentre dai sei soddisfatto, alleluia, veramente, mentre dai hai una soddisfazione piena di benedizioni, grazie, di pace. Dio ti riempie il tuo cuore appagato. Dai, vero, quando lei dice voglio servire insieme a voi, voglio fare esperienza, perché lei ha capito che dando e servendo Dio alle benedizioni, amen, alleluia. Quando tu lo capisci, fratelli, tu non come quelli che per farsi vedere buoni fanno gli ipocriti e dicono di essere buoni, oppure quelli che vogliono farli orgogliosi, prepotenti, per poter esaltare se stessi, il proprio ego. Ma stiamo parlando di dare con amore. Alleluia. Stiamo parlando di voler veramente spartire il pane che hai, dare la vita. Gesù, come ha detto, come io ho dato la vita, anche voi date la vita gli uni per gli altri. Alleluia. Perché Gesù è stato pienamente appagato, alleluia. Alleluia. Di benedizione in benedizione. Alleluia. Amen. Pienamente appagato. Alleluia. E tu puoi vivere pienamente appagato. Grazie. Con le grazie del Signore. Oh, meraviglioso. Dando, offrendo al Signore. Qualsiasi cosa, vedete, il dare è meglio che ricevere. Amen. Amen. Alleluia. Quando tu dai, ricevi, ma poi essere riempito di benedizione. Hai un Dio ricco, alleluia, un Dio che ti benedice, un Dio che non rimane in debito, un Dio che vede, sta attenta, attenta, vede come quella donna dei 2 spiccioli. Però, fratello e sorella, benedisse, lei andò a casa e fu soddisfatta. Alleluia. Perché tu devi essere soddisfatto. Prova, domani fai la prova. Come ti alzi, cominci a dire delle belle parole del Signore. Se fai, hai una chiamata, trovi il discorso di parlare di Gesù. Amen, amen. Se vai a qualche parte, servi Dio. Alleluia. Se hai l'occasione di pregare per qualcuno, prega. Alleluia. Hai l'occasione per offrire per l'opera di Dio, offri. Amen. Per l'opera del Signore. Alleluia. E offri, alleluia. Sì, Signore, aiuta. Perché? Alleluia. Perché dici, se date, vi sarà dato, traboccante, pigiata e scossa. Alleluia. Alleluia. Non essere e non ti ritirare indietro, perché chi vuole per accumulare ancora di più si impoverisce. Allora chi dà, riceve. E tu puoi dare perché Dio ti ha dato da dare. Alleluia. Un talento ce l'hai. E tu puoi dare, non lo nascondere il talento, alleluia, non lo sotterrare il talento. Porta frutto, che vieni benedetto, il trocio che porta frutto viene benedetto e viene rimondato affinché ne porti di più. Amen.
di servirti in abbondante, vedi Pietro che amò agli amici, ai fratelli, benissimo. E dite, venite anche voi a prendere benedizione, venite a aiutarci nel servizio, venite con noi a prendere ciò che Gesù ci ha abbondato, venite insieme, insieme riempirono tutte e due le barche. Invita gli altri a prendere Gesù. Amen. Invita gli altri a collegarsi a Gesù. Invita gli altri ad avere benedizioni. Alleluia. Coinvolgi gli altri. Coinvolgili nella grazia di Dio. Coinvolgili nell'amore di Dio. Alleluia. Coinvolgili nelle benedizioni di Dio. Coinvolgili, alleluia. Adoperati, alleluia. Ti devi adoperare, quello è qualcosa che aspetta a noi, no? Dio ci dà i talenti, ci dà l'intelligenza, ci dà i doni, alleluia. Se uno ha una voce per cantare, canti, un cuore per adorare, adori, per evangelizzare, ce l'hai il dono. Ognuno a secondo il dono che ha ricevuto lo mette a disposizione per gli altri. Siamo dei buoni amministratori per la grazia del Signore, perché un giorno non ti puoi presentare a mani vuote a Dio. Perché io, che ho avuto un'attività di parrucchiere e vedevo tante, quando gli anziani venivano e si confidavano, mi dicevano a me, sapendo che io parlavo di Gesù, avevo Gesù, sapendo che io gli parlavo di avere gioia in Gesù, mentre gli facevo i capelli, gli facevo anche i capelli al cervello. Parlavo di Gesù, facevo una cosa e l'altra, no? Alleluia. E si parlava delle cose del Signore. E molti hanno detto, io ho speso una vita nel cercare di soddisfarmi, al punto che ho trascurato famiglia, modi tutti, per accumulare e per dedicarmi. E per me non esisteva nulla, solo il lavoro, perché volevo avere appartamenti, volevo avere tante cose. E non arrivo a questo punto che ho trascurato tutto, oggi non ho nessuno con me. Non ho più relazione, perché per accumulare sono stato crudele, malvagio. Non ho guardato in faccia a nessuno. Alleluia. Alleluia. Perdi tutto. Perché quando tu non dai, e non dai per l'opera di Dio, non dai con amore, alleluia, non hai amore, tu perdi tutto. Oh, meraviglioso sei, Signore. E perderai la gioia. La cosa che dicevano questi, io so che devo morire e so che mi presenterò a mani vuote, con un cuore vuoto, perché non ho dato nulla per Dio. Non gli ho dato il cuore, non gli ho dato il tempo, alleluia, non gli ho dato me stesso. Ho trascurato tutto e ho trascurato perfino Dio. Alleluia. Ho trascurato la presenza di Dio, di dedicarmi a Dio. Perché non ho guardato nessuno, alleluia. Alleluia. E non mi sono dedicato alla presenza di Dio e di accogliere Dio nel mio cuore. No, perché non vede Dio, non vede il bisogno della tua anima, non vede il bisogno del tuo cuore. Non ti rendi conto che noi ci presenteremo davanti, alleluia, a Dio. Non ti rendi conto che sei un amministratore. Dio ti ha dato la vita per un tempo. Dio ti ha dato l'anima e lo spirito con cui ti presenterai davanti a Dio. Se tu ti presenti nudo, senza Cristo, senza che hai dato il tempo a Cristo, alleluia, hai servito Cristo, tu vuoi che un giorno Dio ti dice, bene hai fatto, mio fedele servitore, alleluia, entra nella gioia del tuo Signore. Amen. Soddisfatto come Simeone, dopo che ha servito, è stato così abbondato da Dio, ha avuto la grazia di vedere Gesù, di accogliere Gesù e di avere la gioia della presenza del Signore Gesù, e disse, ora lascia andare il tuo servo in pace. Alleluia. Alleluia. Lascia andare il tuo servo in pace. Alleluia. Come te ne vuoi andare da questo mondo?
come può partire insoddisfatto e deluso di non aver fatto la volontà di Dio, di non aver servito Dio. Tu puoi essere soddisfatto per la parola, per la presenza di Dio, se vivi per te, se dai, ma se tu rimani sempre unito a seguire Gesù, lasciarlo di cosa? E lo seguirono, e di questi parla, noi siamo dei peccatori, grande abbondanza era per loro, e lasciavano tutto, mi posso fidare di seguire Gesù? Certo, la garanzia, Pietro sapeva che era Gesù, la garanzia sapeva che era la grazia di Gesù, la garanzia sapeva che era la benignità di Gesù, la garanzia, alleluia. Perché Gesù ti può aiutare, ti può soccorrere, ti può provvedere, ti può benedire. Se tu lo segui Gesù con fede e con fiducia, segui Gesù, segui con tutto il cuore Gesù, non ti staccare da Gesù, stai unito a Gesù, continua a mantenere la presenza di Gesù nella tua vita, continua ad andare dietro, alleluia, alleluia. Con tutto il cuore, continua, alleluia, a dire: Signore, voglio stare legato a te perché lui ti soddisferà pieno. Come dice Davide, l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida verso le acque calme. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, travagliati, aggravati, e io vi darò riposo. Alleluia. Pregheremo per Florin, per Alessio, per Valentina, Erika Maria, alleluia. Pregheremo per Lisa, amen. Ha chiesto preghiere, alleluia. Per Alessia, Damiana, per Anna, i figli di